Rita Siracusa ha una sua cifra artistica, magari però prima che esplodano fuori cerchiamo di scoprirli in casa. Credo che questa sia la vostra filosofia. Assolutamente sì, io parlo in primo luogo da artista prima che da direttore artistico di una manifestazione di questo tipo. Siracusa ha assolutamente le risorse artistiche per poter creare momenti di spettacolo e di intrattenimento di alto livello. È chiaro che non tutti gli artisti siracusani saranno presenti in questa kermesse, ma sono talmente tanti che potrebbero creare davvero tantissimi spettacoli. Abbiamo coinvolto gli artisti che hanno risposto a questa chiamata artistica appunto per gli spettacoli, e saranno tre momenti di alto livello, di alto intrattenimento, tre serate assolutamente godibili e anche divertenti. È stato complicato selezionarli? Assolutamente no, anche perché riguardo al settore dei professionisti non è stata fatta alcuna selezione, sono stati invitati a partecipare tutti gli artisti che hanno mandato la loro adesione. Il mio compito è stato semplicemente quello di coordinare le performance degli artisti e coordinare i loro momenti sulla scena nella maniera più fruibile possibile. Si chiama Siracusa da Mare, tre gli appuntamenti, li ricordiamo? Assolutamente, tre gli appuntamenti: venerdì 19 il mare, sabato 20 la tradizione, domenica 21 il viaggio. A questo punto mancano solo gli applausi, per quello ci vuole la gente, che vengano. Aspettiamo, vi aspettiamo moltissimi, vi aspettiamo numerosi, l'ingresso è libero alle ore 21, non mancate perché è una bella chiusura d'estate, un bel momento artistico per la nostra città, un atto d'amore da parte di tutti gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa.